Sono quasi 1,5 milioni le dosi somministrate nella ASL Toscana Sud-Est di vaccino anti-Covid in un anno di pandemia, 600.000 solo in provincia di Arezzo. Sta andando a fare la terza dose? Sì, sto andando a fare la terza dose, come è previsto dalla normativa. Ho già preso l'appuntamento un mesetto fa, perché per prendere appuntamento ci vuole un po' di tempo. E quindi sostanzialmente me l'ha andata per oggi, per stamani. E io naturalmente, non dico che sia quasi l'ora, ma insomma, fra una mezz'oretta c'ho l'appuntamento. Era il 27 dicembre 2020 quando veniva somministrata la prima dose di vaccino ad Arezzo nel corso del Vaccino Day. La prima fu Martina Erdas, una giovane operatrice sanitaria impegnata da un anno alla centrale di tracciamento del Centro Affari e Convegni di Arezzo. E oggi proprio dalla stessa centrale di tracciamento arriva l'appello ai giovani operatori sanitari e non solo per mettersi a disposizione ed incrementare il sistema del tracciamento che sta soffrendo non poco, così come quello dei tamponi e della loro analisi. Sempre al Centro Affari e Convegni prosegue la campagna vaccinale. Ad oggi sono circa 6 milioni i non vaccinati in Italia. La legge la conosciamo tutti, per cui sostanzialmente sarebbe meglio che per loro e per le altre persone che gli stanno vicino facessero anche loro le vaccinazioni. Però. Ha usato precauzioni in queste feste o ha incontrato? No, le dirò, io sono stato solo, sono solo, quindi praticamente non ho avuto problemi. Anzi, ho tenuto alla lontana chi, appunto, come diceva lei, poteva essere un rischio, un pericolo. Sì, ero in fila per la terza dose, mi scade il 2 di gennaio, preferivo farla un po' prima, però non ce l'hanno fatta, quindi si torna a casa. Volevo anticipare. Sì, anticipare tanto è inutile fare 600 tamponi per uscire. Io non, cioè, pensavo che magari per una settimana chissà cosa succedesse. Ecco, però mi hanno detto che fino a che non è scattato il quinto mese non si può fare, quindi peccato, la facevo volentieri. Cosa ne pensa di chi ancora non si vaccina? Ma sinceramente io, per me sono ragionamenti incomprensibili. Chiaramente nessuno è venuto a fare il vaccino a cuor leggero perché. Ma un po' anche per tutta questa polemica che c'è stata, chiaramente è sempre un vaccino, però insomma, sinceramente penso che sia veramente utile. Se si fossero vaccinati tutti, probabilmente ci sarebbero meno varianti e meno infettati, però ancora ce n'è tanti che non lo vogliono fare. Peccato. Ha usato precauzioni ora per il Natale, per le Sì, festività? sinceramente in centro ci sono andata pochissimo. Ho evitato, se così si può dire, la bolgia dei mercatini del Natale. I bambini li ho portati in momenti magari meno trafficati, però ho cercato di evitare proprio la confusione, ecco, quello sicuro. Quello penso che sia fondamentale. Io sarei d'accordo che tutti si vaccinino, perché il pericolo purtroppo c'è.